L'emergenza economica, che segue di pari passo quella sanitaria, lascia per strada anche le storie dei nostri amici a quattro zampe. Molti di loro sono stati purtroppo abbandonati dalle famiglie in cui erano accolti per problemi economici. La Leida, associazione già fortemente impegnata in questa pandemia per accudire gli animali di coloro che sono in quarantena, lancia il suo appello. Sì, noi ai comuni chiediamo che ci diano un aiuto a livello economico, che possono sostenere sia il cibo per gli animali ma anche i farmaci. Quindi questo lo chiediamo veramente di cuore, perché ci sono tante persone bisognose che sono costrette a portare gli animali o ai gattili o ai canili perché hanno una grossa difficoltà economica. Tante le richieste ancora di aiuto da parte delle persone che si trovano bloccate in casa per via del Covid e non possono fare la consueta passeggiata con il loro animale domestico. Per questo la Leida lancia un appello anche ai futuri volontari. Sì, purtroppo sì. Io ho cercato di poter accontentare tutti, però purtroppo non ci siamo riusciti, perché anzi noi stiamo cercando anche dei volontari che possono fare parte del nostro gruppo. E qualcuno non siamo riusciti ad accontentarlo, però ecco, siamo riusciti a trovare una soluzione portandoli in dei rifugi. Anzi, voglio anche ringraziare Andrea Legnani, che è qui con noi, che ci ha dato veramente un grosso aiuto. Lui è anche il presidente di Futuro Vegan e diciamo è anche socio dello Scudo di PAM, e siamo riusciti a portare in stallo diversi animali proprio per chi aveva la necessità di accudire il cagnolino e non lo potevano tenere con loro. E ci sono delle persone che ci hanno ringraziato e ci hanno detto: voi siete degli angeli, senza di voi non si sapeva come fare, e quindi siamo riusciti a tenere i nostri piccoli in casa e siete riusciti voi volontari a portarli fuori, e quindi loro erano felicissimi e vi dirò di più, e sono riusciti anche a superare in un modo migliore la malattia. E nel cassetto c'è ancora un progetto da realizzare. Sì, beh certo, questo è un sogno che oramai è da quando siamo scesi in campo che ho nel mio cuore, è quello di poter fare un cimitero per gli animali, dove i nostri amici del cuore purtroppo ci lasciano, ma che possiamo andare a fare la passeggiata in questo parco con degli alberi, e ogni albero con il nome dell'animale. E quindi sarebbe bellissimo raccogliere dei fondi per poter poi mettere delle piante, non molto alte chiaramente, con ogni pianta con il nome dell'animale. Sarebbe veramente bello, e dove le persone poi possono passeggiare e poi possono anche fare una pregherina per il loro amico del cuore che non c'è più. Auguri!